Siamo questa mattina a San Demetrio nell'ambito dell'iniziativa Mondo Immigrato, Nuovi Sensori Territoriali. Qui con noi c'è Federico Cifani, che fa parte della comunità montana sirentina. Ci parli un po' di questa iniziativa. Allora, questa iniziativa è nata grazie a un supporto fatto dalla Prefettura dell'Aquila, alla quale va il nostro ringraziamento, che ha voluto creare questo servizio a sportello e che si avvale anche di un'unità mobile per intercettare quelle che sono le richieste degli immigrati sul territorio. Si chiama appunto Mondo Immigrato, Nuovi Sensori Territoriali, ed è stato fatto in collaborazione con una serie di partner che dirò poi, e si sostanzia su tre punti di ascolto sul territorio: uno a San Demetrio, uno ad Avezzano e uno alla comunità montana sirentina, più un pulmino che gira nella zona dell'Aquila proprio per intercettare quelle che sono le richieste degli immigrati. Il progetto è nato appunto dalla prefettura e è stato realizzato dalla Fondazione Mondo Digitale di Roma, e ci hanno collaborato noi come Sirentina, come coordinamento un po' dei vari attori, e poi la Nuovi Orizzonti Sociali, la cooperativa Leonardo di Avezzano, e la Fraterna Tau. Questa iniziativa si iscrive nell'ambito di un progetto più ampio che è A2A4, Scuola Formato Famiglia. In che consiste? È stato un progetto realizzato insieme all'Istituto Comprensorio di San Demetrio e la Comunità Montana Sirentina, sempre la Fondazione Mondo Digitale e la Prefettura. È un progetto che è riuscito ad integrare, partendo proprio dalla scuola, fatto della scuola, un ponte verso quelli che sono gli immigrati sparsi sul territorio, ed è stato forse uno dei progetti più pervasivi nel tessuto sociale del territorio, perché tramite la scuola e quindi i ragazzini della scuola siamo riusciti a coinvolgere le famiglie di immigrati, che altrimenti a coinvolgerli in un modo che a volte è stato qualitativamente migliore di quello che può essere l'approccio di un assistente sociale. Questo perché abbiamo utilizzato dei mediatori culturali di madrelingua, o comunque che hanno fatto proprio un lavoro capillare sul territorio e che ha avvicinato molto le famiglie. E sulla scorta di questo progetto poi abbiamo realizzato questo della Mondo Immigrato, Nuovi Sensori Territoriali, che è più a sportello e quindi va più nello specifico e cerca più di essere a disposizione di quelle che sono le richieste del mondo degli immigrati. Speriamo di poter continuare, perché questo tipo di progettazioni europee sono le uniche al momento che ci consentono di sopperire ai tagli che ci sono stati da parte del governo centrale. Qui con noi adesso ci sono Serena e Vanessa, due operatrici di sportello, che ci raccontano in cosa consiste effettivamente il loro lavoro. Allora, io sono Serena, sono un'operatrice di sportello, e l'operatrice di sportello, diciamo, è la prima figura con cui l'immigrato viene a contatto. Il mio compito è principalmente quello di, diciamo, facilitare la comunicazione e la comprensione sia a livello linguistico che a livello culturale, e mi viene chiesta essenzialmente una competenza di comunicazione che sia empatica, quindi un tipo di ascolto attivo. Quindi io devo essere in grado, in un certo senso, di rispondere a delle domande, di intercettare quelli che sono i bisogni dell'immigrato e poi trovare delle soluzioni adeguate ed idonee alla richiesta che mi viene fatta. Quindi immagino che tu parli più di una lingua, oppure avete il supporto di persone madrelingue? Sì, abbiamo comunque il supporto di persone madrelingue che quindi ci assistono qualora si presenti il caso che queste persone non parlino la nostra lingua. Vanessa, invece ci racconti qualche casistica che vi si presenta di solito qui? Sì, la richiesta più o meno esplicita che giunge qui a sportello riguarda un livello teorico, a livello pratico orientativo. Chi giunge allo sportello appare disorientato di fronte a un sistema socio-istituzionale e politico-burocratico per loro del tutto estraneo. Quindi noi lo aiutiamo in questo, perché appena giunge nel nostro paese l'immigrato si trova disorientato e chiede inizialmente ai propri connazionali di essere guidato nei primi contatti. Successivamente invece si rivolge ai servizi presenti sul territorio, in questo caso nel nostro sportello recettivo, dove vengono date le prime informazioni. Si rivolgono innanzitutto per sbrigare i rapporti con la scuola, quindi nel caso in cui devono iscrivere i propri figli negli istituti scolastici, successivamente per quanto riguarda il sistema sanitario, quindi per le vaccinazioni, oppure in caso di malattie, oppure per fare delle visite specialistiche. E altre casistiche che abbiamo avuto qui a sportello sono state per sbrigare invece a livello burocratico, quindi domande
nel caso di rinnovo della patente, oppure nel rinnovo del permesso di soggiorno, oppure informazioni relative a compilazioni di alcuni moduli. Queste sono state, diciamo, le informazioni che abbiamo dato maggiormente qui a Sportello Ricettivo. Quante persone vengono di solito nell'arco di una giornata? Non vengono moltissime, sono intorno a 2-3 persone all'interno, nell'arco di tutta la giornata che vengono qui a Sportello.